Galluso infortunati, mentre per il Nardò che reduce dalla sconfitta esterna 3-2 contro il Francavilla in 5 trasferte, il Nardò collezionava 5 sconfitte, ottiene solo 9 punti in trasferta realizzando 2014-2015 0-0, nel 2019-2020 1-0 per il Casarano, nel 2020-2021 2-1 grazie alla doppia firma di Michael Negro. Posto lì, la sinistra dei vostri teleschermi, realizzava 2 gol in 8 apparizioni, intanto partiti proprio con Montinaro, tuttavia il cross un po' meno, pallone che vaga all'interno dell'area di rigore, prova la demi volée come al solito Matteo Montinaro, la metronomo crocefisso Cancelli, il pallone in mezzo, insidioso, proveniente dalla corsia di sinistra da parte di Mazzetti. Cancelli all'indirizzo di De Giorgi che penetra in area di rigore, prova la conclusione e il Nardò che va in vantaggio proprio con Puntoriere, una conclusione a rimorchio da parte del numero 91 Marco Puntoriere. E dunque quando siamo giunti al minuto numero 9 in questo primo tempo cambia il parziale, il Nardò va in vantaggio, occhio ovviamente a Mariano con il mancino che va direttamente in porta, in 2 tempi si ritrova il pallone tra le mani Serafino Ianni, Nicola Raimo, buona la finta di corpo a superare Puntoriere, poi in orizzontale per Montinaro, vede la porta, la cerca Lorenzo D'Ambros, dà un'occhiata al centro, preferisce il compagno che mette al centro un pallone, in questo caso a Teo, però tra le braccia sicure dell'estremo difensore Petrarca, che a Teo in inserimento, pallone per Sanchez, il cross in area di rigore e la traversa clamorosa del Casarano, Nardò questo pallone in verticale per Puntoriere che salta Serafino Ianni, Puntoriere con il destro che non inquadra la porta, intanto arriva uno e arriva il 2, terminano i primi 45 minuti di questo derby tra Casarano e Nardò, il parziale è di Casarano. Match equilibrato nel corso del primo tempo con il Casarano che ovviamente ha tenuto più il possesso del pallone andando vicino al gol in un paio di occasioni, al limite dell'area di rigore il cross con il mancino in area di rigore, ci arriva con la testa proprio lo stesso Lorenzo D'Ambros, Nardò prova ad approfittare in area di rigore con Cristaldi, la conclusione ad incrociare da parte di Mattias Cristaldi Valbuena, lo tiene in campo D'Ambros e lo propone all'interno dell'area di rigore con la conclusione al volo improvvisa da parte di Fabio Medori con il mancino a Casarano, il cross basso da parte di Lorenzo D'Ambros in uscita bassa, interviene Petrarca in questo caso anticipando Tiziano Prinari, va Montinaro con il destro a girare, palo esterno incredibile, aveva disegnato una punizione Mariano con il mancino, lo prova in area di rigore e c'è il gol, e c'è il gol incredibile, il gol realizzato da parte di Mariano direttamente su calcio di punizione, ma l'indecisione in questo caso è completamente di Serafino Ianni, incredibile cosa è accaduto. Dunque Montinaro sul punto di battuta, va proprio il 10, carica la conclusione centrale per Francesco all'1 contro 1, lo prova, va al centro, interessante il colpo di testa e il Casarano accorcia le distanze ancora con lui, con Saverio Dellino per il punto dell'1-2. Montinaro sul sinistro, limite dell'area di rigore, lo riscodella al centro, in area! Incredibile cos'è accaduto, non riesce a ribadire in gol il pallone Gianmarco Rizzo e arriva uno, e arriva il 2, e arriva il 3. Termina il derby tra Casarano e Nardò, festa grande per i Granata che portano a casa un 2-1 insperato. E ora ovviamente tutti i calciatori del Nardò vanno a festeggiare, ad essere osannati dai propri sostenitori lì in Curva Sud.